Siamo dati Gesù e Maria, sempre siamo dati. Questa 28ª domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, culmina nella parabola degli invitati a nozze che non accettano, che ha una bella prospettiva iniziale e un drammatico orizzonte finale. Queste nozze, che non sono altro che una vita di comunione con Dio, sono espresse assai probabilmente in termini simbolici, molto profondi, dalla prima lettura del profeta Isaia e anche in parte dal Salmo responsoriale. Quindi io ho intenzione di fare due omelie, ma poi mi capita la più bella, quella meno dolorosa, perché una sarà sulla prima lettura e sul Salmo responsoriale, che spiega quanto è bello vivere in comunione con Dio, e l'altra è sul Vangelo, quindi dinanzi a tanta bellezza e al rifiuto che l'uomo opporre, i guai che succedono, insomma, perché sono quelli su cui Gesù certamente parla senza stendere molti veli. Però in questa prima media volgiamo subito lo sguardo al profeta Isaia, al Salmo responsoriale, che ci dicono quanto è bello vivere con il Signore e quello che si perde, quelli che tale vita non vogliono farlo, poi insomma è in parte analogo a quello che si perdono coloro che rifiutano gli inviti di Padre Vangelo. Dice il profeta Isaia: il Signore degli eserciti preparerà su questo monte un banchetto di grassi e di vivande per tutti i popoli, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Voi capite che questa terminologia è una terminologia simbolica. Le nozze, come sapete, sono il luogo del banchetto, questo è il banchetto. Ricordate che Gesù ha fatto il primo miracolo a Cana, in un contesto nuziale. Cosa ha fatto? Ha trasformato l'acqua in vino, perché il vino, che cos'è il vino della Sacra Scrittura? Il vino è il simbolo della gioia e dell'amore, è l'elemento che Gesù ha scelto per trasformarlo nel suo sangue, no? Il padre della Chiesa dicevano sempre che il sangue è la carità viva di Cristo, fa una comunione sotto le due specie, tante volte ho detto che è, diciamo, partecipare sotto la specie del segno al mistero dell'amore di Gesù, no? Quindi dire grasse vivanti, vini succulenti, cioè attenzione, il rapporto tra Dio e il suo popolo è un rapporto, gli dico, sponsale, e nozze meravigliose, d'accordo? Non come quelle umane che possono fallire. Che cosa succede? Allora, strappa su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti. Prima caratteristica. Cosa ci fa il Signore quando lo incontriamo? Allora, vorrei fare un pochino di teatrino. Allora, immaginate che io ci avessi un velo davanti alla faccia. Se fossi ben un velo, se io ho un velo davanti alla faccia, che succede? Che non vedo niente. Qual è il primo segno di un'anima che sta incontrando il Signore? Il velo si alza. E che cosa si vede? Vedono tante cose. Voi sapete che la liturgia della Chiesa nella notte di Pasqua ci fa vivere questa verità in maniera simbolica, vi ricordate? Spero che abbiate partecipato alla famiglia di Pasqua della nostra vita, se no dovete farlo, perché ci perdiamo delle ricchezze enormi. Si entra in chiesa completamente al buio e il sacerdote porta al cielo pasquale e dice: ecco la luce del mondo, che Cristo è risorto, ne diamo grazie a Dio, no? E poi arrivato qui rialza sto cielo e dopo l'ultima, ecco la luce del mondo, si accende la luce della Chiesa. La prima cosa che ti porta il Signore è la luce. Tu cominci a vedere tante cose che prima non vedevi, a entrare in contatto con realtà, con verità, con dimensioni completamente ignorate. E realmente il contatto che si ha è su un orizzonte della vita differente. Una prima percezione profonda della realtà del bene e del male, del vero e del falso, quindi la persona che rientra in contatto con Dio avverte questa cosa e comincia a coltivarla, 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 perché come veramente un cieco cieco, che c'è, cioè un cieco cieco che riapre gli occhi, comincia a girare dappertutto, che vuole vedere il mondo, capite? La prima cosa, alza il velo, poi eliminerà la morte per sempre. Che significa questo? Che non andiamo più al cimitero,
Al cimitero purtroppo ci andremo, non c'è scampo dal cimitero, dobbiamo sempre, e ci andranno anche i nostri cani, quindi ricordiamoci che ce l'ha ancora con i cani, siamo sempre pronti alle partenze, perché qui non siamo in eterno sul pianeta Terra, siamo di passaggio. Però eliminerà la morte fisica, noi sappiamo che il Signore la eliminerà, ma c'è tempo, con la risurrezione della carne, che tra poco professeremo, che avverrà alla fine della storia. Ma qui non si tratta soltanto della morte fisica, perché voi sapete che la morte fisica non è il più grande dei problemi, perché la morte fisica non ci sarebbe stata senza la morte del cuore, senza la morte dell'anima. E da dove viene la morte dell'anima? La Chiesa è intelligente quando usa certi termini. Non avete mai sentito parlare di peccato mortale? Cosa vuol dire peccato mortale? Ciò che scrive San Giacomo, San Giacomo Apostolo e San Paolo Apostolo. Il peccato, una volta consumato, produce la morte interiore, che è molto peggiore della morte fisica. Quali sono i segni della morte interiore? L'angoscia, la disperazione, il non senso, la tristezza, lo stare sempre arrabbiati, neri, il vedere sempre tutto nero, tutto buio, l'incapacità di amare, l'incapacità di vedere le cose belle della vita, non vedere Dio da nessuna parte, la disperazione, dovrebbe continuare molto a lungo. Ricordate che in questa morte versano la quasi totalità degli uomini, anche quelli che appaiono nelle trasmissioni, nei talk show, nei film, gli attori palestrati, belli, selvaggi, come dicevano, sono queste cose qui. Nel cuore diciamo questo, te lo dico io, te lo conosco di tanti nel cuore. Ma se incontri il Signore, eliminerà la morte per sempre, perché il Signore toglie la radice. Una volta che tu sai veramente che se te mangi un frutto te muori, io, sapete che ho celebrato un funerale della persona che si era morta bagnandosi con gli avvelenati. Ma che brutta morte, no? Pare che i peccati sono così, i peccati sono come funghi avvelenati. Io mi ricordo quando stavo a fare le letture di coscienza, l'avevo messo in un comune della sociaria, tenere aperta la biblioteca. Sapevo che fa, pregavo un po' di meno a Venezia, se no voglio dire, sai, entro la biblioteca, però c'era questo libretto con 10.000 specie di funghi. Tu a me, sapete come era fatto? C'erano le pagine parallele e sulla destra c'era un fungo, sulla sinistra c'era un altro fungo, erano quasi identici, cioè una persona non esperta dice che sono la stessa cosa. Sulla parte destra caratteristiche del fungo squisito, sulla parte sinistra una mortale. Cioè se te mangi quello di destra te lecchi in basso, se te mangi quello di sinistra muori. Molta gente non è che o che ci gode, magna, ma magna male e si abbaffano da funghi avvelenati, anche se non muoiono che fai funerale, c'hanno la morte dentro e non sanno da dove viene. La gente è branca, va in giro, girovagando, chi va dai maghi a farsi vedere il futuro, chi va dai maghi a farsi vedere il malocchio, chi va dallo psichiatra, chi va dal neurologo, chi va dallo psicologo, si viene gli anziomici, c'è stato tutto oggi, d'accordo? Pochi vanno all'unico che può darti una mano, che è il nostro Signore. Quindi elimina la morte per sé. Poi il Signore Dio asciugherà le lacrime sul volto. Un altro segno che porta il Signore nostro è una grande consolazione. Cioè, Dio non ci toglie le luci. Noi dobbiamo Cristo, ci salvavo, Cristo è crocifisso. Non pensiamo mai, perché questa è una cosa che viene dal diavolo, che bello che ha detto, che è bello detto. Allora, se toglie il velo, richiede la morte per sempre, quindi saremo sempre felici e contenti in questo mondo senza sofferenze. No, attenzione, c'era altro passaggio. Asciuga le lacrime, quindi vuol dire qualche lacrima ancora ci sta, perché non c'è più il paradiso terrestre e il paradiso celeste ancora non ci stiamo. Quindi adesso qui siamo rimessi dal fine di vita, ma attraversiamo cosa? Cosa diciamo alla Madonna e alla Santa Regina che riceveremo al termine della messa? Resteranno a fare le preghiere conclusive. A te sospiriamo, gementi, piangenti, dove? In questo
questa valle di lacrime. Ecco, ma come piangiamo però? Piangiamo come disperati o piangiamo come consolati? Quindi sentendo la presenza del Signore, avendo la sofferenza illuminata, sapendo che quella è una croce, un piccolo sacrificio che il Signore ci chiede, che la porta insieme a noi, d'accordo? Che la trasforma in sorgente di vita. Questo porta alla presenza di Dio. E poi farà scomparire da tutto il paese la condizione disonorevole del suo popolo, che il Signore ha parlato. Che cos'è la condizione disonorevole del nostro? Noi siamo, ci stanno onorevoli in Parlamento, d'accordo? Bisogna vedere se sono onorevoli. Ma noi siamo tutti disonorevoli, siamo tutti quanti messi male. Sapete qual è la condizione disonorevole che noi abbiamo? Abbiamo un grande dono fatto dal Signore, che è la libertà, che usiamo malamente, purtroppo asservita a qualcuno che tramite l'inganno perpisce i nostri consensi, ci odia e ci fa sprofondare, ecco, di disonore in disonore, veramente dandoci una vita povera, meschina, piccina e brutta. Questo non ci sarà più. Il Signore, quando entra in un'anima che accoglie, gli dà la possibilità di riscattarsi e gli insegna ad usare bene la libertà che gli ha donato, sempre lasciandolo libero, ma la persona comincia a capire che questo patrimonio che ha la libertà, ma investirlo nel bene, perché fare il male non è essere espressione che io faccio, sono bravo, sono libero. Se tu per male non sei libero, sei stupido. Ben diverso, perché Dio che è libero, il mare non fa male, perché Dio non è stupido, a differenza di noi. Bene, e come conclude questa lettura? Ecco il nostro Dio in cui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato, rallegriamoci, sfruttiamo per la sua salvezza. Vedete come ricorre il termine speranza. La speranza è una grande virtù. Papa sta facendo un sacco di catechesi, tutte le altre catechesi che voi dite sta facendo sulla speranza, perché è una bellissima. Ed è una virtù molto utile, specialmente quando ci troviamo in situazioni in cui sembra non esserci speranza, in cui tante cose ci sono crollate, ci stanno crollando addosso, perché guardate che il diavolo è terribile. State attenti, state sempre molto attenti ai diavoli, non perché siamo tutti quanti demoniati e dobbiamo farci scontare degli esorcisti, perché i diavoli sono tremendi. Prima ingannandoti con gli occhi chiusi, ti fanno precipitare nell'abisso del fango, sperimenti la morte e non sai da dove viene. Ma poi che succede? Quando tu intravedi la luce, ti cominci a dire: ma dove vai? Ma che fai? Ma con tutto quello che combiniamo, non ti vergogni per niente, cioè fai più bella figura stante nella casa, lascia perdere, non c'è perdono per te, non c'è speranza, ormai è tardi, è finito. Non sentite, non ascoltate mai queste stupidaggini, mai. Sapete che c'è un proverbio popolare che dice: che c'è vita c'è speranza. Proverbio cristiano, molto cristiano. In ogni momento, se tu invochi del Signore, tutto può cambiare, tutto può ricominciare, tutto può essere trasformato in meglio. Allora, come una persona che ha accolto questa bella chiamata, salmo responsoriale sarebbe la parola a mio nome, guardate, il Signore è mio pastore, non manco di nulla, ho incontrato il tutto. Vivo tutte le altre cose belle che il Signore mi ha dato, d'accordo? Ma devo appunto come cose belle sapendo che è Lui la prima e la fonte della bellezza di tutto quello che vivo. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, la tranquillità, la pace profonda del cuore è il segno inconfondibile dell'aver incontrato il Signore. Poi, se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male perché tu sei con me. Dice il Signore, io non c'ho più paura. Non è che non c'è paura perché è stupido, perché c'è un'altra volta stupido, nel senso che non vede i pericoli, non è consapevole di tante cose, ma perché sa che il Signore è con lui. Che sapete che significa? Che io posso stare tranquillo a qualunque cosa accade, anche se sto vivendo un tempo dolorosissimo di prove e tribolazioni. C'è lui. Quel tempo non accade senza il suo beneplacito, accade con il suo beneplacito e accade sempre con il nostro bene. Se è tenebra, se la sua bella luce. Se è morte, si trasformerà in vita. E l'ultima cosa, felicità e grazia mi saranno compagni, stanno attenti, tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Attenzione, non è che chi vive con Dio, sai, qui comunque continua a vivere come derelitto e dopo le cose andranno meglio. No, no, abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni, viene dopo. Ma felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Capito? La mia vita è questa, la vita terrena. Dice, ma come, c'è qualche lacrima? Sì, c'è qualche lacrima. Ma ogni volta che c'è qualche lacrima, il Signore l'asciuga, d'accordo? Mi consola. Ma la felicità e la grazia rimangono stabili nei cuori che hanno accolto il Signore. Bene, chiediamo a Maria Santissima che non siamo così sciocchi, perché questo è quello che porta a Dio nella nostra vita. E questo non è riservato a qualcuno. Dio non c'ha preferenze, come si vedrà domani nel Vangelo. Tutti, siamo buoni e cattivi. Certo, poi a un certo punto chiederà chi ne ha fatto buon uso e chi ne ha fatto cattivo uso. Non voglio anticipare l'omelia di domani. Però questo è per tutti. Non è solo per chi non lo vuole. E chiediamo a Maria Santissima, che intervede ogni volta che piange e che ci spinge a pregare, è perché lei sa quello che si è perduto, quello che sta lontano da Dio, perché lei, Dio ce l'ha voluto tutto in pienezza massima e vorrebbe che tutti i suoi figli potessero almeno in parte godere dell'immensa felicità che lei ha vissuto già in questo mondo e che ora pienamente gode, altissima, perché secondo soltanto suo figlio Gesù, per grazia e per felicità, in cielo. Siamo dati Gesù e Maria. Sempre siamo dati.